Una grande soddisfazione per l'Istituto Comprensivo Torano Nuovo, Nereto e Sant'Omero. Nello specifico i ragazzi di Nereto e di Sant'Omero ieri hanno ottenuto una grande soddisfazione per una vittoria in una manifestazione interregionale dedicata all'atletica leggera chiamata Ragazzi in Gamma. Sì, assolutamente, è stata una bellissima giornata, una bellissima veramente manifestazione, è andato tutto bene e questi ragazzi hanno ottenuto degli ottimi risultati e siamo veramente molto molto soddisfatte. Che cosa consistevano le gare? Cioè, dove siete riusciti a vincere praticamente? Ma praticamente abbiamo vinto quasi tutto. Si sono stupiti anche gli altri insegnanti che non si potevano dar pace di questa cosa, perché abbiamo vinto sia nella gara dei maschi sia nella gara femminile e anche come miglior regione, quindi abbiamo vinto tutto. Allora, si parla tanto dei ragazzi, come si approcciano adesso all'atletica, allo sport? C'è meno passione o c'è più passione? Visti i risultati, insomma, sembrerebbe che ce ne sia di più. Sicuramente sì, sempre di più i ragazzi notiamo che si appassionano all'atletica. Adesso quali saranno i prossimi appuntamenti per questi ragazzi, visto proprio il grande risultato di... Ne abbiamo tantissimi, perché noi partecipiamo come scuola ai campionati studenteschi e il prossimo appuntamento sarà proprio una partita di calcio a 5 femminile tra breve nella nostra palestra della scuola primaria di Nereto, e si tratta di una fase provinciale. Poi avremo pallacanestro, pallavolo e soprattutto, per quanto riguarda l'atletica, a breve, ad aprile, avremo la fase prima di istituto, poi provinciale, se andiamo avanti regionale ed anche nazionale, speriamo. Io direi che potete farvi un applauso. Sicuramente. Sì, sicuramente. Grazie.